scappano le tante allo squillo delle trombe, la dignità collassa al bravore delle bombe. Forse tutti si aspettano, quando si ha a che fare con un gruppo che ormai ha fatto il suo percorso, che ci sia stata un'idea di fondo, di partenza, che ha fatto decollare Italco. Io credo che, a essere sinceri, Italco siano nati fondamentalmente per caso e per circostanze favorevoli. Demo aveva già scritto delle canzoni al parco con la chitarra, canzoni molto goliardiche. E da lì le canzoni si sono un po' sviluppate, abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo cominciato a fare anche delle cover di gruppi che ci piacevano, abbiamo un po' delineato il genere fino ad arrivare a Partigiano, che secondo me è stato proprio il primo scalino, il primo punto di stacco rispetto alle cose prima, perché il testo era molto impegnato, parlava di una tematica appunto sociale, politica, che prima invece non c'era, prima erano molto più goliardici, parlavano di cazzate fondamentalmente. Il suonare in quel contesto, quindi una registrazione per tracce, una ricerca dei suoni, così non l'avevamo mai fatta. Essendo noi comunque molto impreparati, perché era la prima volta, ed essendo anche molto piccoli, ci siamo lasciati un po' sfuggire di mano il progetto, che quindi necessitava un po' di rientrare nei binari. È stato divertente che io ho potuto registrare sia la chitarra e sia il basso, anche quando avrebbe dovuto registrarlo qualcun altro, ma insomma è stato difficile, quindi mi sono cimentata anche in questo. Marcia ancora il vecchio padrone, cieco d'odio per le città, striscia infame sulla memoria, intenderò e morto qui. Enrico della Cobb ci ha prodotto questo disco in collaborazione con un'etichetta tedesca che si chiama Mad Butcher. Le prime date all'estero, senza poi aver girato più di tanto l'Italia, siamo riusciti subito ad uscire dai confini nazionali. Il primo concerto siamo arrivati a Chemnitz, in questo localino microscopico ricavato da una... mi pare fosse una vecchia stazione della metropolitana, quindi sotto due o tre rampe di scale. Ci siamo ritrovati la sera che quelle, credo, 50 persone c'erano, il locale era abbastanza pieno, e appena abbiamo cominciato a suonare, appena abbiamo fatto il primo accordo, la gente ha cominciato a muoversi, a ballare, a sorridere, ci ha dato una carica spaventosa. L'estero per me è sinonimo di meritocrazia. All'estero partiamo tutti dalla stessa situazione, siamo tutti gruppi sconosciuti. E l'unico modo per rendere con un determinato pubblico, diciamo che è il saper suonare, il saper esibirsi, il saper donare alla gente un'esibizione credibile e piacevole. Io credo che noi ci siamo riusciti e questo ci ha permesso di suonare regolarmente all'estero. Da lì in poi ci siamo sentiti un po' più gruppo, ci siamo sentiti un po' più importanti, senza montarci la testa, però abbiamo affrontato tutte le cose con un altro spirito, diciamo così. Noi abbiamo fatto appunto un CD
in cui c'è il nostro pezzo San Paoli in italiano e anche in tedesco, che vi invito ad ascoltare Dema che canta in tedesco, che è bellissimo. E l'anno scorso è stato il centenario del San Paoli. Cioè, il San Paoli è andato in Serie A ed era anche il centenario della nascita della società. Quindi immaginate solo che festa può venire fuori da una cosa del genere. Infatti hanno chiuso lo stadio, hanno fatto un mega concerto che partiva dalle 3 del pomeriggio fino alle 3 di notte con, non so, 200 gruppi e noi abbiamo avuto la fortuna di suonare. 20.000 persone davanti, era la prima volta per noi davanti a tutta quella gente. È stato veramente emozionante. Gegen den Vorher und der Fremde passt nicht rein. Einsam und gesagt, tut wieder voll Gefühl. Gesungen von Karin, beladen, das war mein Spiel. Sie tanzen an der Ruhe, den Gloran, ihr verdanken Zeit. Sie gelernen in die Rupin, an der Sapale. Sie tanzen an der Ruhe, den Gloran, ihr verdanken Zeit. Sie gelernen in die Rupin, an der Sapale. Cominciare a far parte di un ambiente attorno a cui gravitano band della Fatrack come NoFX, La Guego, News for a Name, Mad Caddies. Per noi era un'emozione, un impegno grosso da intraprendere. Non nego che appunto firmare con un'etichetta del genere metta un po' di pressione, comunque, per quanto uno possa sentirsi orgoglioso della cosa, comunque ti fa capire che stai passando di livello, dunque credo sia normale anche sentire un po' più di responsabilità, un po' più di pressione. Nella danza della